Non è un periodo facile, rosa cortissima, squadra da inventare. Sì, oggi ho utilizzato Gabriele Nelli, che è un ragazzo della seconda squadra, che fino a quest'estate era titolare della Nazionale Juniores. Credo che per essere uno che viene a allenarsi solamente con noi qualche volta, ha fatto la sua onesta partita. Ovviamente, insomma, non è Sokolov, non gli chiedevamo neanche di esserlo. Ha fatto bene, ha battuto bene, ha consentito certi tratti di recuperare, però è ovvio che, insomma, soffriamo ed è una cosa così che non era capitata. Quest'anno stavamo facendo molto bene, adesso dobbiamo essere bravi a gestire il momento con tutte le difficoltà che comporta, tener botta, non calare in aspetti che non sono collegati all'infortunio dei giocatori che in questo momento sono fermi, e da lì andare avanti. L'eliminazione di Champions, gli infortuni, un campionato comunque sin qua positivo, possono essere cose che comunque fanno un po' calare la tensione a questo gruppo, che almeno all'inizio ha vissuto forse di inerzia, di entusiasmo? Sì, però io già prima dicevo, verranno dei momenti più complessi, probabilmente dovremo essere bravi a gestirli. No, certo che adesso, quando dicevo questo, non mi aspettavo che le difficoltà sarebbero state così tante, perché in questo periodo, oltre all'assenza, c'è stato tutto un calendario molto complicato. Noi, sinceramente, prima di partire per Belgorod, prima che Sokolov si infortunasse a Macerata, insomma, ci credevamo, no? Magari eravamo un po' incoscienti, ma volevamo giocarcela con Belgorod, avevamo la partita di ritorno in casa. Io sono sicuro che sarebbe stato un ambiente particolare, magari avremmo anche perso la prima, ma nella seconda gli avremmo dato filo da torcere. Peccato, perché, insomma, abbiamo giocato 2 settimane fa contro Modena una bella partita in Coppa Italia, li abbiamo eliminati, poi, insomma, sono cambiate le cose, loro continuano a comprare dei giocatori, noi ne abbiamo perso qualcuno, è ovvio che i valori sono un po' cambiati. Se prima eravamo al loro livello e ce la giocavamo, adesso diventa più difficile, anche se secondo me oggi non abbiamo demeritato, magari avessimo vinto il primo set sarebbe venuta fuori un'altra partita.